Questo programma è presentato da Ara Travel, Ecoprint, Falcon Farm, Novarreda Group, Relax Leuca. Benvenuti alla terza puntata di Salento d'Estate, grazie veramente di cuore per gli ottimi ascolti della puntata scorsa e vi dico grazie anche da parte del nostro produttore e della Fox Production and Music. Siete in tanti a scriverci anche sulle nostre pagine social. Per chi però ci guarda per la prima volta, Salento d'Estate è una trasmissione che racconta il Salento un po' a tutto tondo. Infatti in queste puntate noi conosceremo le eccellenze salentine, coloro che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, ma sono salentini, e anche i talenti. Sapete benissimo che il Salento sforna tantissimi talenti, tanti ragazzi giovani talentuosi nelle più svariate forme d'arte. E poi la cucina, conosceremo come si preparano i piatti salentini più gettonati, avremo anche un VIP che ci racconterà delle esperienze del Salento tra curiosità e gossip, e poi una cartolina che ci permetterà di sorvolare i punti più belli del Salento. E allora vediamo subito un breve sommario della puntata di oggi. Ospite in studio è Mario Presicce Mollone. Vedremo chi è, lo scopriremo e scopriremo anche perché tra l'elenco delle eccellenze salentine. La ricetta di oggi invece è fave cotte con cicoria, impareremo a cucinare questo piatto prelibato del Salento. Il talento di oggi è Cesco, il famosissimo leader del gruppo Apre la Classe. Il VIP di oggi vi diamo un po' di suspense perché la produzione e con gli autori abbiamo deciso di mettere un punto interrogativo, quindi seguiteci, ma prima di andare avanti con la puntata ci vediamo la cartolina a cura di Gino Brotto che si intitola Le Torri Marittime. Prego regia. La storia del Salento è stata costellata da ricorrenti invasioni, incursioni di pirati, attacchi e saccheggi. L'esigenza di difendere il territorio consigliò ai salentini di costruire castelli, masserie, residenze fortificate e torri di avvistamento soprattutto lungo le coste, ma anche nell'entroterra. Furono i bizantini prima a dirigerle, per difendersi dalle invasioni dei Longobardi. Tra quelle ancora visibili, le più antiche sono romane, ma furono gli spagnoli, soprattutto nell'epoca di Carlo V, nella seconda metà del Cinquecento, che studiarono e realizzarono un progetto complessivo di avvistamento e difesa costiera. Attualmente sono circa 50 le torri esistenti. Fra queste ricordiamo Santa Maria al Bagno, la Torre del Fiume o delle Quattro Colonne, è una delle numerose torri di guardia costiere di avvistamento del Salento, costruita da Carlo V nel XVI secolo per difendere il territorio dagli assalti dei saraceni. La parte centrale dell'antica torre crollò probabilmente non molto tempo dopo la sua costruzione, in seguito a qualche attacco nemico o a fenomeni tellurici. Oggi restano solo i quattro bastioni angolari, per questo la torre è anche detta delle Quattro Colonne. La Torre dell'Alto è una torre costiera del Salento situata nel comune di Nardò. Posta su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare, venne eretta nella seconda metà del XVI secolo con funzioni difensive. Caratteristica di questa torre è una grande scalinata in tufo, tre arcate che permette l'accesso. Torre Rapillo è una delle più grandi torri di avvistamento del territorio. Presenta una struttura a base quadrata e una scalinata di accesso con tre archi sottostanti,
di cui l'ultimo aggiunto solo recente. Più a sud, infine, si possono osservare Torre Suda e Torre Mozza. La prima domina dall'alto dei suoi 13 metri e mezzo la Marina di Racale. Il nome della seconda, ubicata sul litorale ugentino, si spiega col fatto che la costruzione è oggi visibile solo per metà. Nel Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca Bosco di Tricase fu edificata Torre Nasparo, costruzione militare eretta durante la dominazione spagnola a metà del 1500. Torre Palane fa parte della grande linea di sorveglianza che l'imperatore Carlo V fece costruire a difesa del regno, e questo era il tratto più esposto alla prepotenza turca durante i secoli XV e XVI. Questa torre comunicava a vista con Torre Nasparo, posta molto più in alto sulla costa. Due elementi per l'eccellenza di oggi, un paio di forbici e un pettine, ma le cavie sono personaggi dello spettacolo e soprattutto le più belle modelle della Fashion Week di Milano. Mario Presicce Mollone, ciao. Salve, Mario. Salve Gino. Noi ci conosciamo da un po' di tempo, però insomma ti ho voluto in questa mia avventura, questa trasmissione televisiva voluta da Walter Del Rico, il nostro produttore, e da Mauro Marino, il distributore della Fox Production and Music. E spiegaci un po', tu sei un'eccellenza, sei nell'elenco delle eccellenze salentine, perché certo, comunque hai con la tua professione portato il nome del Salento un po' in giro per l'Italia. Raccontami però la elite di Milano che ti ha voluto come primo salentino, uno dei primi salentini, sì, per i suoi progetti. La elite di Milano è una delle agenzie insomma più famose e più importanti che c'è in Italia nell'ambito della Fashion Week, della settimana della moda, quindi ho fatto parte anche di altre agenzie in questi ultimi 10-12 anni, e ho presenziato ogni anno Milano Moda, sia maschile che femminile, sia Milano Moda praticamente sia il periodo invernale che la stagione praticamente estiva. Un'esperienza fantastica. Diciamo, no? Un'esperienza fantastica, un qualcosa che io ho sempre sognato sin da piccolo, perché chiaramente essendo nato in bottega, avendo avuto l'esperienza anche di essere cresciuto nella bottega del mio papà che inizialmente faceva il sarto, quindi ero sempre a contatto con la moda diretta e con delle riviste, e quindi poi negli anni mi è venuta questa vocazione, questa passione per fare praticamente il parrucchiere o il barbiere inizialmente, diciamo che ho iniziato nella bottega come nelle più classiche delle tradizioni nostre qui, e quindi poi è iniziata questa avventura grazie anche a delle aziende che mi hanno spinto e portato avanti nella dimensione della moda, ed è stato per me un sogno che si è concretizzato nel tempo, e poi chiaramente alla fine è una passione che mi ha spinto anche a uscire un po' fuori dal circuito locale. Senti, diciamo, Mario, alcune riviste ti hanno definito lo stilista del capello, no? Un po' spiritosamente così. Un po' esagerato. Lo stilista del capello, perché comunque stai dicendo anche, venendo anche da un padre sarto, no? E sì, comunque sì, un po' la moda, il buon gusto ti, certo, è sempre appartenuto. Certo, e sì, quindi sì, hai dato anche un tocco all'acconciatura o al taglio che sia, in proporzione anche alla persona, no? Quindi alla, certo, certo, sempre allo stile. Diciamo che sono nato e cresciuto proprio nella sartoria di mio padre, che chiaramente mi ha trasmesso proprio l'arte e chiaramente anche mi ha indirizzato verso questo mestiere, che per me è stata una vocazione da piccolo, e quindi poi nel tempo, negli anni, la passione mi ha catapultato poi in queste dimensioni che è stata la moda, i backstage, la collaborazione con vari stilisti sia italiani che chiaramente internazionali, quindi il contatto diretto con modelle e modelli che chiaramente fin da piccolo vedevo sulle riviste, e poi mi sono ritrovato in questi contesti con grande emozione e chiaramente anche con grande piacere, perché poi alla fine è stato un obiettivo che cercavo da tempo e alla fine si è realizzato in maniera concreta. Bello, sono belle esperienze. Noi ci siamo beccati in qualche studio televisivo, no? Soprattutto al Teatro delle Vittorie un paio di volte, perché sì, tu eri protagonista insomma dell'acconciare e soprattutto, sì, sistemare. Sì. Poi nel tempo sono entrato anche in ambito televisivo, sono entrato a far parte dell'agenzia
di Al Pacino Service Rai, che mi ha dato l'opportunità, voglio dire, di partecipare ad alcune trasmissioni importanti, insomma di presenziare come parrucchiere con il trucco e parrucco al servizio della Rai, che sono state delle esperienze chiaramente molto piacevoli e che ti danno moto un po' di esternare questo mestiere, questa manualità che chiaramente tutto l'asta poi. Ma dimmi una cosa, Flavio Insinna, che è una persona che conosco abbastanza bene, ma è paziente quando lo acconci oppure insomma è uno che freme? Diciamo che è abbastanza particolare, paziente in alcune circostanze, meno paziente in altre, però ogni personaggio ha le sue sfaccettature. Chiaramente poi il mio mestiere mi porta negli anni ad affinare anche la sensibilità nel gestire il cliente o i personaggi in un certo modo, però chiaramente sono sempre situazioni che poi... Senti Mario, fuori onda mi hai raccontato un episodio molto carino, diciamolo ai telespettatori a casa, di un personaggio divertente che vive nel Salento, sì. È un personaggio televisivo, ma raccontaci un po', Gianni Ippoliti ti telefonò un giorno che tu eri tranquillamente in relax, sì, raccontiamo un po' questo episodio simpatico. Ero tranquillamente in relax al mare, per sua fortuna nelle vicinanze di Porto Cesareo, che è una delle nostre località più rinomate del Salento. Ed era il giorno di Ferragosto. Ah, ecco. Quindi, e ti chiama Gianni Ippoliti. Mi chiama Gianni Ippoliti, mio cliente già da un po' di tempo, insomma. E quindi mi ha chiamato chiedendomi una cortesia, se potevo sistemarli, acconciarli i capelli. E fu un'esperienza abbastanza sui generis, perché gli ho dovuto fare i capelli nel giardino di casa sua, che lui interpretò quella situazione come il classico taglio vista mare. Ah, vista mare, quindi abbiamo inventato il taglio. Abbiamo inventato il taglio vista mare. Un momento abbastanza goliardico, voglio dire, abbastanza simpatico, che Gianni Ippoliti sì, fa ritrovare, già di suo è un personaggio. Bene, e Mario, noi ti ringraziamo, ti ringrazio io anche a nome della produzione, grazie per essere stato qui con noi, per averci raccontato uno scorcio, certo. E complimenti ancora per essere nell'elenco delle eccellenze salentine. Noi ci vediamo una ricetta, andiamo a mangiare, perché ci vediamo, la nostra Paola Panico ci farà vedere come si preparano fave nette con cicorie. Ce Ottime. La vediamo, prego regia. Salve, oggi prepariamo le fave nette con le cicorie creste. Le fave nette sono le fave secche, sgusciate e messe a bagno. Per la preparazione ci servono le fave sgusciate e messe a bagno per almeno 12 ore, i profumi, e abbiamo la patata, la carota, il prezzemolo, la cipolla, i pomodori e il sedano. Le cicorine creste che abbiamo già pulito e sbollentato, prendiamo la nostra pignata e mettiamo dentro le fave già lasciate in ammollo. Poi aggiungiamo tutti i profumi per dare un bel sapore alle nostre fave e le copriamo con l'acqua. Un filo d'olio . Ricordiamoci di mettere sempre lo spargifiamma e le portiamo sul fuoco a cuocere per almeno un'ora. Una volta cotte, le lasciamo intiepidire, le trasferiamo in una tendina e le frulliamo col frullatore ad immersione. Ed ecco le nostre fave già frullate e creata una purea. Prendiamo le cicorie, le mettiamo sul fuoco insieme ad uno spicchio d'aglio e un po' d'olio e facciamo leggermente soffriggere. Bene, i nostri ingredienti sono pronti, passiamo a preparare il piatto. Mettiamo sul fondo la purea di fave. Le cicorie, e un filo di extravergine di oliva. E il nostro piatto è pronto.
piccolo consiglio: per gustare al meglio le fave nette con le cicorine creste, aggiungiamo un po' di pane casareccio tostato. E adesso il nostro sommelier ci consiglierà un buon vino da abbinare a questo piatto. Consiglio su questo piatto di servire un vino bianco fruttato con una buona acidità, come uno Chardonnay. Brava la nostra Paola Panico con questa ricetta molto particolare, una ricetta salentina, fave cotte con cicorie, e sono sempre in compagnia delle nostre bellezze, le bellezze di Salento d'estate, la nostra Corinne, la nostra Jennifer e la nostra Maria Grazia. Ma restate con noi, qualche secondo di pubblicità, rientriamo di nuovo in studio con il talento della puntata di oggi. Prego regia. I prodotti da forno Scarlin Pizza sono preparati con ingredienti scelti e lavorati da mani sapienti per portare sulle vostre tavole prodotti artigianali che conservino intatte le loro caratteristiche di freschezza, leggerezza e genuinità. Per i nostri maestri, le loro creazioni sono una passione, prima ancora che un lavoro. I metodi di preparazione e le ricette, con tutti i loro segreti, sono gli stessi che vengono tramandati nel Salento da generazioni e che assicurano ai prodotti il sapore più autentico. A questo si aggiunge il nostro amore per l'eccellenza, che ci spinge a ricercare in ogni proposta la migliore espressione del gusto. Scarlin Pizza, prodotti da forno nati dalla passione per il gusto. Eccoci rientrati in studio e, come promesso, abbiamo con noi Cesco, il frontman del gruppo storico mitico Apre la Classe. Ciao Cesco, a tutti. Come stai? Benissimo. Tu conosci il posto, no? Sei salentino, quindi Santa Maria di Leuca, insomma, per te un po' è di casa. Ovviamente. Ho dei ricordi bellissimi anche in una notte bianca fantastica qui. Conoscevi il Relax Leuca qui? No, la prima volta che ci vengo in questo lido è veramente magnifico. Cesco, spiega un po' a casa il come mai nasce Apri la Classe, soprattutto com'è questo nome un po' che dà una rivisitata, insomma una cosa storica su Parigi, no? Sulla Francia, perché comunque è un nome francese, Apri la Classe. La volontà è quella, come tutti i gruppi, di fare musica. Poi piano piano, col passare del tempo, abbiamo iniziato a capire come farla e come creare i brani, i pezzi, che poi fortunatamente è cresciuto fino ad arrivare all'ultimo album, che è uscito il 9 giugno dell'anno scorso. Il nome invece è stato per volontà di non avere un nome né in italiano né in inglese, come spesso si faceva nella fine degli anni 90, e che giustifica anche le origini franco-salentine, e mi ritrovo babbo salentino e mamma parigina. E poi la classe anche letteralmente vuol dire dopo scuola, ma concettualmente vuol dire oltre la classe, inteso... Cioè una cosa sopra, superiore. Sì, per far capire, ma non nel senso snob della parola, ma nel senso di evadere e di evasione rispetto ai binari, per intenderci, perché il gruppo non è un gruppo rock, non è un gruppo ska, non è un gruppo reggae. Ha un genere suo, un contenitore con la scritta Apri la Classe, per capire praticamente quello che abbiamo sempre cercato di fare in tutti questi anni, da album a album in maniera differente, però sempre con un filo conduttore unico. E tra l'altro, cari amici da casa, siamo a 7 album, ben 7 album dal 2002, giusto? Dal 2002, sì. Dal 2002 al 2017, e all'attivo più di 1000 concerti in Italia e all'estero, perché poi comunque la vostra musica è una musica fresca, è una musica anche estiva. Tra l'altro il brano che ci farai ascoltare è un brano estivo e fa parte dell'ultimo lavoro, dell'ultimo album. Fa parte dell'ultimo lavoro ed è anche l'ultima traccia che conclude il viaggio di Circo Manicomio, quest'album che è uscito il 9 di giugno dell'anno scorso, e che è una bossa nova, è comunque una canzone veramente molto estiva, cioè perfetta per il contesto, diciamo, che abbiamo a fianco. Per gli ospiti a casa, dove ascoltano la tua musica? Ormai dappertutto, ovviamente, oltre che nei negozi di dischi, che ormai sono delle pietre miliari, esatto, in Italia, però ovviamente su qualsiasi portale. E soprattutto ricordo a tutti i ragazzi e tutta comunque la gente che vorrebbe venire all'interno dei nostri concerti, che lo potete fare guardando il nostro sito, che è www.aprelaclasse.org, scritto apreslaclasse.org, dove troverete anche il collegamento per tutte le altre pagine dei social network. Bene, allora ci ascoltiamo questo brano estivo e vi lasciamo con la voce di Cesco. Vogliamo via sotto la pioggia della luna.
fare senza mura. Vogliamo via, andando incontro alla fortuna, perché la vita in fondo resta solo una. Su, vieni via, in questo oceano di stelle, noi due nel vento come anime gemelle. Vogliamo via, lasciando indietro le paure. La nostalgia di tutte le avventure, l'ho custodita in una foto in fondo al cuore. Noi siamo ormai come due lacrime nel sole, solo un ricordo vago, il nostro amore. Vieni da me a ridere e sognare, c'è ancora tempo per fermarsi e riprovare. All'amor que tú me niegas, yo siempre borracho de la vida y su belleza. ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué quieres matar mi pobre corazón? Que duele, 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 duele. Yo estoy tan enganchado al amor que tú me niegas, y yo siempre borracho de la vida y su belleza. Ragazzi, bravissimo Cesco, tra l'altro una voce fantastica e una musica particolare. Ma vedo che state consumando dell'ottimo cocktail del relax qui di Leuca. A me hanno portato una bibita, eh? Però cercherò di fare una piccola magia con questa bibita. Attenzione, la farò sparire, perché i maghi fanno sparire le cose. Al mio 3, 1, 2, 3, tac, la bibita è scomparsa. Sì, adesso al mio 3, tac, la faccio riapparire. Eccola qua, eh? Bello, gioco bellissimo, fantastico, vi è piaciuto? Insomma, vi vedo un po' attonite. Allora lo rifaccio di nuovo, attenzione, eh? 1, 2, 3, tac, ed è sparita, non c'è più. E 1, 2, 3, tac, la bottiglia riappare.
No, vi vedo ancora con queste facce. Vabbè, facciamo una cosa, vediamo chi è il VIP che ci parlerà del Salento. Prego regia. Perché amo la penisola salentina, i motivi sono tre. Li dico subito. Il primo, perché si mangia benissimo in Salento. Il secondo è il mare. Mare stupendo, meraviglioso. Il terzo è perché ho tanti amici in Salento e i salentini sono generosi, sono davvero delle persone splendide. Beh, devo dire che è una nostra ricchezza, la penisola salentina. Io poi la conosco bene perché ho fatto tante tournée giù in Salento con il teatro, ho conosciuto anche le bellezze, si beve anche molto bene, devo dire, ci sono dei vini buonissimi ormai, e ti accolgono sempre con grande calore. Io posso dire un episodio che mi è successo vicino Salento. Ho fatto una tournée in teatro, poi un giorno sono andato a mangiare in un ristorante e mi è venuto subito incontro il proprietario e mi ha detto: ma non ci posso credere, ma tu guarda, oggi un mito ci è venuto a trovare, ma lo sai che noi ti seguiamo da tempo, abbiamo visto tutti i tuoi film, lo voglio dire a mio fratello, anzi lo chiamo Nicola, vieni a vedere chi c'è, Nino D'Angelo. Io sono rimasto un po' così, dico: no, mi chiamo Gianfranco. Va bene lo stesso, dai, adesso tutti siedi, poi ci canti una bella canzone. No, sono Gianfranco. Va bene Gianfranco, siedi e mangia tutto quello che vuoi. Ecco, la generosità, la voglia di farti sentire a casa propria è una caratteristica dei salentini. Eldin, in bocca al lupo per la tua trasmissione. Viva il Salento e ti passo la linea. Termina qui la terza puntata di Salento d'Estate e allora dal Relax Leuca la nostra Jennifer, la nostra Corinne e Maria Grazia vi salutano. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la quarta ed ultima puntata di Salento d'Estate, ma non finisce qui perché ce ne saranno del belle. Infatti seguiteci sul portale di informazione www.ditutto.it e anche sulle pagine Facebook Salento d'Estate e su Instagram. Un saluto magico dal Mago Eldin e buon'estate!